chiamo Maria Delia. Nasco in un piccolo paese della Tuscia da una famiglia semplice e premurosa. Inizio le scuole elementari. La maestra scopre in me una passione per lo studio. Informo i miei genitori. Questa bambina ha una marcia in più e una passione particolare per la matematica. Il tempo passa e sono già alle medie. Anche qui trovo la mia mentore, la professoressa di matematica e scienze, stravede per me. Inizio il liceo. I miei voti schizzano alle stelle. La matematica, la fisica, la chimica e la biologia non hanno segreti. E senza troppi sforzi mi ritrovo 18enne a dover scegliere cosa fare del mio futuro. Che dire, il destino fa strani scherzi. Mia madre aveva sempre immaginato per me un lavoro da parrucchiera, da estetista o da infermiera. Io sono ancora troppo giovane e confusa. I professori del liceo mi consigliano bene. Oggi è il giorno della mia maturità, uno di quelli che ti ricordi per sempre. Mi dicono: la tua mente è portata per gli studi, devi puntare in alto. Penso a quelle parole e scelgo d'istinto la facoltà di ingegneria. Oggi è il primo giorno che metto piede all'università. Mi sento piccola e indifesa, ma non è nel mio carattere arrendermi e voglio perseguire fino in fondo il sogno di diventare ingegnere. Gli esami sembrano difficili, ma con tenacia mi convinco che nulla è impossibile. La facoltà di ingegneria è un mondo prevalentemente maschile e qualche professore non risparmia battute su donne e motori, ma vado avanti facendo scivolare su di me alcuni pregiudizi. Ho 20 anni e partecipo ad un concorso per una borsa di studio presso un istituto di ricerca italiano e arrivo prima. Per 4 anni frequento i laboratori, lavorando di giorno e studiando di notte. Supero anche questo ostacolo e nel giro di poco tempo mi ritrovo laureata e con delle prospettive di carriera davanti a me. Siamo nel 2012, una grande azienda mi sceglie ed entro nel mondo del lavoro. Mi intervistano accanto all'amministratore delegato dell'azienda e dico: mi aspetto di imparare un mestiere importante e di poter crescere sia a livello personale che professionale. Oggi ho 33 anni e posso dire di avercela fatta. Nei momenti difficili della vita ho sempre tirato fuori tutta la mia grinta ed ora sono una giovane donna in carriera. La mia famiglia è orgogliosa di me. Alle ragazze che si avvicinano alle carriere scientifiche consiglio di crederci fino in fondo. Seguite i vostri sogni e supererete ogni pregiudizio e ostacolo. Sono Maria Delia, una donna ingegnere di team.